Ciao ragazzi, bentornati sulla mia pagina Facebook e sul mio canale YouTube. Oggi trattiamo un discorso molto interessante che vede una sorta di confronto tra due attrezzature che vengono utilizzate magari in contesti diversi, però c'è chi le utilizza anche come alternativi sufficientemente valide. Quindi all'interno di questo video io voglio mettere a confronto da una parte i TRX e dall'altra parte gli anelli e semplicemente dirvi quali differenze ci possono essere e se ci sono delle casistiche, delle situazioni in cui queste differenze si fanno sentire di più. Quindi se anche tu nel tuo allenamento a corpo libero utilizzi indistintamente i TRX o gli anelli, continua a guardare questo video perché potresti trovare degli spunti interessanti e capire fino a dove puoi continuare a utilizzare questo attrezzo come TRX e quando la differenza tra gli anelli e TRX si fa sentire in modo sufficientemente importante. La grossa differenza tra il TRX e gli anelli è che i TRX possiedono un punto di incontro e questo fa sì che ci sia un vincolo tra, diciamo, le due cinghie sostanzialmente. Gli anelli invece sono sempre separati e solitamente andrebbero posti ad una distanza di circa 50 cm. Che cosa succede? Che fin tanto che voi fate degli allenamenti che sono in sospensione, tantissima differenza ovviamente non sussiste. Il problema si manifesta sempre quando voi andate in appoggio, in quanto proprio la possibilità di andare a mantenere un vincolo tra le due cinghie rende l'attrezzo meno instabile. Infatti un modo molto popolare per rendere più semplice tutti i movimenti di spinta che vengono fatti in appoggio sugli anelli è proprio quello di prendere per esempio una banda elastica oppure prendere un moschettone e semplicemente avvinghiarlo intorno alle cinghie degli anelli in modo da tenerle più ravvicinate. Ecco che a quel punto avete adottato lo stesso identico accorgimento del TRX. Quindi mi sentirei di dirvi che possono essere messi questi due attrezzi come una sorta di scala di difficoltà. Quando lavorate in sospensione la differenza è minima, quando lavorate invece in appoggio io vi consiglio, se siete completamente nuovi, di valutare nelle fasi precoci il lavoro del TRX per i piegamenti, per la dip, e successivamente potete spostarvi sul lavoro agli anelli. Per quel che riguarda invece maggiorazioni nelle difficoltà degli esercizi, un esempio molto popolare sono per esempio le trazioni larghe. Immaginate di dover eseguire delle trazioni larghe, di cui trovate un buon articolo anche sul mio sito internet www.alessandomenete.it. È proprio il fatto che se la trazione deve essere all'esterno delle spalle, quando lavoro con gli anelli io devo allargare gli anelli, però gli anelli si allargano più facilmente perché sono sempre ad una distanza costante di 50 cm. Questa cosa non si verifica col TRX, è più un problema perché il TRX è sempre fissato, quindi quando voi partite nella posizione di partenza magari avete le mani così, però man mano che voi le allargate le cinghie del TRX passano da questa posizione a questa posizione e di conseguenza sarà anche più difficile portarle all'esterno perché la tendenza è quella a rimanere più chiuse, ok? Quindi mi sento di dirvi che per alcuni movimenti il TRX diventa più limitante, per alcuni movimenti però questa sua limitazione, cioè il fatto che c'è un vincolo, diventa un modo per rendere alcuni esercizi semplicemente più graduali. Quindi non sono qua a dirvi di usare solo gli anelli o di usare solo il TRX. Sapete che alcune cose vengono più facili sugli anelli, alcune cose vengono più facili sul TRX. Tutto qua, e utilizzarli e impostare l'utilizzo eventualmente per creare una progressione con intensità crescente. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.